Bruce, grazie per l'applauso sempre spontaneo, che non è per me ma per gli artisti che verranno dopo. E vorrei ricordarvi solo due cosine prima di cominciare. Vi ricordo che tra le novità di quest'anno c'è il Jambalaya Food Fest, quindi lì potrete degustare una varietà di piatti tipici del blues. Abbiamo l'area giochi per i bambini, il Blues Kids Village, così potete godere del concerto tranquillamente lasciando i vostri pargoli comodamente lì. E l'altra novità di quest'anno è la T-shirt Limited Edition, che è questa che indosso io, che è stata disegnata quest'anno da un artista pignolese, è stata fatta con le penne Bic, non direttamente sulle magliette ma il disegno originale, e che avrà qualcosa a che fare con l'ospite che avremo poi più tardi. E presso il nostro stand Pignoli Blues potrete trovare come al solito sia la maglietta d'edizione limitata, sia la maglietta della 23esima edizione e sia i CD degli ospiti che avremo qui sul palco. Oggi ci ha raggiunti anche Mario, che scambia e vende dischi direttamente dalla Calabria, ce l'abbiamo lì in fondo all'inizio, e le novità sono finite per il momento. E vado a presentarvi l'artista, il primo artista di stasera. Allora, stiamo parlando di un artista italiano e viene dal Vicentino. Lui praticamente suona più in America che in Italia. È armonicista e ha avuto una grandissima recensione da vari giornali americani, perché si è inventato un tour tra i locali più importanti della musica americani, quindi ha fatto un tour nei locali e questo tour è stato molto apprezzato in America. E insomma, poi noi lo sappiamo che quando un italiano bianco va in America e riscuote un gran bel successo, vuol dire che sicuramente vale la pena. E vado a presentarvi Marco Pandolfi, trio. Le ombre del mazzo. No, dico per le ombre.